Perché possiamo parlare oggi di Gesù? Perché il suo nome ci è stato trasmesso attraverso le generazioni che si sono succedute nel corso di 20 secoli. Questa trasmissione non è solamente quella di un libro scritto o stampato. Essa si realizza nella comunità di coloro che hanno ascoltato l'appello di Dio proclamato da Gesù, cioè la Chiesa. Non incontriamo Gesù aderendo alla formula di un credo fissato nel tempo o facendo un salto indietro di 20 secoli. Lo incontriamo invece nel tessuto della nostra vita odierna, nella quotidianità e nel come ci è stato trasmesso. Più che le formule, sono le persone e gli avvenimenti portatori di fede.